Si è partiti con il tema patriottico dei 150 anni dell'Unità d'Italia, un paese tenuto insieme anche da un collante speciale come quello della piccola e media impresa, per poi andare dritti al cuore del problema. La crisi spasmodica in cui si dibatte la nostra economia e il sostegno apportato con il sacrificio quotidiano degli artigiani italiani. Ne è convinto il segretario generale di Confartigianato, Cesare Fumagalli. La manovra per la quale noi diciamo trattarsi di una medicina amara, quindi come le medicine necessarie, amara perché è una manovra che pesa su tutte le attività economiche. È però da noi ritenuta anche una manovra, una medicina che ferma il male ma non dà le condizioni per la ripresa. Le condizioni per la ripresa stanno nelle riforme profonde e strutturali che tutti conosciamo, la previdenza, la liberalizzazione dei servizi pubblici locali che tanto spazio tolgono alle piccole attività che stanno in tutti i comuni di tutta Italia. E una sburocratizzazione che serva a lasciare libere le energie delle piccole imprese. Nel convegno, nella sala tridente della Fiera del Levante di Bari, moderato dalla collega Paola Laforgia, tanti relatori, tra cui il presidente di Confartigianato Puglia, Francesco Sgherzi, il presidente della provincia, Francesco Schittulli, la vicepresidente della giunta regionale, Loredana Capone, in rappresentanza del governatore Vendola. Proprio alla Capone arriva la raccomandazione finale del presidente Sgherzi di Confartigianato Puglia. Abbiamo già chiesto in diverse occasioni la possibilità che i FAS vengano utilizzati e vengano spesi bene, ma soprattutto vengano spesi bene entro il 2013.